Thank you.
barca, siamo su gara di casa, Oppido Mamertina. Come si suol dire, nessuno è profeta in patria. Sarà l'emozione, sarà la stanchezza, perché quando si è organizzatore purtroppo ci sono degli impegni che incombono. Io oggi mi aspettavo di poter salire sul podio, dopo 5 anni è la prima volta che non salgo sul podio, però mi serve anche questa come esperienza. In verità quest'anno ho pensato bene di fare il campionato interregionale Campania, Puglia e Basilicata, il Challenge 2022, e ho tralasciato il campionato, e quindi diciamo non c'è quella verve e quell'impegno che ci dovrebbe essere per le gare di campionato interregionale che sto portando avanti e che sto seguendo. Vediamo come andrà da qui a qualche settimana, perché andrò a giocarmi la Coppa Zona 3 alla finale di Sorrento, e lì speriamo di portare questo bel risultato a casa. Un titolo a casa che vale più di questo quarto posto. Assolutamente, e che vale pure più, a mio modesto avviso, del campionato regionale slalom, visto che ormai sono arrivato per 4 anni consecutivi a vincere la classe dei campionati regionali Calabria. Sono invece contento per gli altri piloti della Oppido Mamertina Racing, che comunque stanno facendo un buon risultato oggi, ma lo fanno quasi sempre, in particolare dell'amico Totò che è qua con me, che oggi è primo di classe nella RS 1150, e tra l'altro anche la sua è una classe dura dove veramente ci sono dei campioni. Nella mia altrettanto, perché c'è Domenico Marchio, comunque ci sono questi giovani rampanti che hanno delle macchine molto performanti, che sono le 106. Io d'altronde cerco di difendermi con la mia 500, che è molto più pesante, ma vediamo di rifarci e vediamo cosa succederà a Sorrento. Un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutte e due.